In questo breve video, un frammento del podcast Contemporaneamente, integralmente disponibile sul Col parallelo professor 42 su Ferraris, che è Atridi. filosofo accademico italiano, dal 95 professore ordinario e di filosofia teoretica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Torino, ha insegnato in importanti università europee e americane. E come nasce la passione per il lavoro che Allora, svolge? quando nasce? Ho letto recentemente una frase attribuita a Napoleone che dice: se vuoi capire un uomo, devi pensare a com'era il mondo Tutta quando lui era questa venuto. venuta. È una strana fantascienza guardata dal 1976, dove invece la cultura aveva un carattere innanzitutto estremamente più libresco, perché la cultura era comunque cultura letteraria o cultura scientifica, però passava principalmente Poi attraverso c'erano i degli libri. altri dubbi, nobili e meno nobili. Il dubbio nobile era: si fa meglio all'umanità facendo il medico o facendo il filosofo? Il dubbio meno nobile era: sarò abbastanza intelligente da fare il filosofo, meglio che faccia il medico. Qui dentro c'era in Adesso mi realtà. pare che ci sia il dubbio se è più importante il benessere del corpo o magari In anche del questo pensiero, non momento. lo so. Ma direi che non si esclude una vicenda, nel senso che un corpo è sempre portatore di un pensiero, e se un corpo non è portatore di un pensiero, sta vivendo una vita molto triste e poco degna di essere Cristina vissuta, perché in Vecchiona da fondo. San Paolo, direttore dell'unità di ricerca Cognizione, Movimento e Neuroscienze dell'Istituto Italiano di Ha Tecnologia ricoperto la posizione di di Genova, dopo professore associato e professore ordinario all'Università di Torino. Dalla filosofia alle neuroscienze, come nasce la passione per il lavoro che il svolge? professor Ferraris diceva prima che si è iscritto inizialmente a medicina pensando di voler fare Sono filosofia. iscritta a filosofia perché volevo studiare neuroscienze. E il motivo per cui mi sono iscritta a filosofia è che ritenevo di dover partire dalle domande. E la filosofia è la scienza La delle domande. tesi Oppure. di laurea è stato un primo campo di sperimentazione di quello che poi è stato anche il mio futuro, perché era una tesi in filosofia teoretica che comprendeva però una parte sperimentale su una condizione neuropsicologica che è la negligenza spaziale unilaterale. E l'idea era quella di partire, è stata proprio quella di partire da una domanda filosofica, che cos'è lo spazio, per poi trovare risposte in altre discipline, nello specifico nelle neuroscienze, nella Lei ha neuropsicologia. detto che è iniziata la sua ricerca, che cos'è lo E non spazio, so, mi no? viene in mente che Cenciato Mancuso diceva che l'essere umano pesa sul mondo per lo 0,3%, mentre il mondo vegetale per l'85%. Non so se anche questo ha a che fare con lo spazio, però fantastica il suo racconto. tutto a Poi, che fare una con lo bellissima spazio. frase. Frase che un filosofo, Kripke, che è tuttora vivente, anche se anziano, ed è stato uno dei più illustri filosofi del secolo scorso, ha indirizzato a sua mamma quando aveva 6 anni e diceva: ma scusa mamma, se Dio è dappertutto, noi dove stiamo? È molto bella dal punto di vista metafisico come questione, e non è molto diversa dalle domande che si faceva Platone sullo spazio. Quindi mettiamola così: la filosofia è come il giornalismo secondo Bismarck, porta dappertutto purché la si abbandoni abbastanza in fretta. Voglio dire, secondo Cartesio. Tesio, aveva una cantina, adesso l'avrebbero arrestato, dentro a cui teneva degli animali squartati, perché stava lì a guardare dove era la connessione fra lo spirito e l'anima, ed era Cartesio, oltretutto, tra il corpo e lo spirito. Oltretutto,
probabilmente Cartesio, se non avesse avuto una teoria cosmologica completamente sbagliata, lo metteremmo insieme a Newton, che Faccio invece ce l'aveva giusta. sostanzialmente Questo, cerco sistematicamente di mettere insieme delle cose che sono apparentemente disparate. Il mondo è un insieme di oggetti disparati. Si possono avere delle teorie che tengono insieme degli oggetti disparati. Per riferirmi al lavoro che mi impegna in questo momento, al nuovo tipo di industria che si è creata con il web, il lavoro che ha fatto Marx con l'industria dei suoi tempi. Che non era come si crede, accusare il capitale, dire sono tutti cattivi, sono dei mostri, eccetera, ma cercare di capire come funzionava e vedere dove era lo sfruttamento e come si poteva porre Giro rimedio. la stessa domanda naturalmente Quella alla che chiamiamo professoressa realtà Becchetti. esterna è evidentemente qualcosa che il nostro cervello concepisce e distingue da quella che potremmo chiamare immaginazione, realtà, ma il tema della realtà Interna. esterna, che a sua volta ha un correlato neurale, deve avere un correlato neurale, altrimenti non potremmo pensarla. Quello è un tema che all'interno delle neuroscienze è sostanzialmente Spesso viene non affrontato. interessante. Emergono al confine tra discipline piuttosto che all'interno di una disciplina. All'interno dell'Istituto Italiano di Tecnologia, entrambi questi modelli, quello che privilegia, diciamo così, le interazioni ai bordi delle discipline e l'interazione tra scienziati e non, sono due modelli che vengono promossi e favoriti proprio con Bellissima questa questa idea. cosa che ha detto, insomma, la verità sta nell'interstizio infinitesimale tra due realtà. Bellissima Sono questa profondamente cosa. d'accordo su questa nozione della interstizialità, nel senso che non è quella cosa molto generica della, visto che la novità interdisciplinare. arriva necessariamente ai bordi della disciplina. Non può mai venire dal centro della disciplina, perché per l'appunto il centro della disciplina tratta delle questioni. Contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.